I portafogli soffrono la ristrettezza economica, ma la tradizione va rispettata. E a Natale, si sa, è emblematico scartare regali sistemati sotto l'albero. I consumatori però si trovano a dover decidere se acquistare più regali utili o semplicemente sfiziosi. Ed anche se le idee non sono ancora del tutto chiare, la risposta dei consumatori ai microfoni di Video 1 sembra essere univoca. Ci siamo recati in una delle arterie più popolate di Modica per l'insistenza di svariati negozi e la risposta dei consumatori è stata chiara. A Natale 2011 si opterà decisamente per l'acquisto di regali utili. Tra i più gettonati l'abbigliamento, l'intimo, i pigiami. Ancora non lo so, però qualcosa sicuramente, qualcosa di utile, qualcosa di personale. Pigiami, cose utili, senz'altro cose utili, meno giocattoli e più vestitini. Potrebbe essere cose utili avendo i soldi, non avendo si contentano di quelle che c'è. Le cose utili che servono giustamente, il periodo è quello che... Quindi si... Con la pensione che prendo devo stare molto attento come lo spendo lo stipendio alla pensione. Per i più piccoli si opterà più per i libri che per i classici giocattoli. Anche i libri. E vedo che anche ragazzine, bambini, Geronimo Stilton, sono tutti libri, anche i libri piacciono, ecco. Non mancheranno però i regali di tendenza, quali elfi e fate, per augurare, in un momento di crisi come l'attuale, un pizzico di fortuna. Gli elfi e le fate quest'anno sono un must, perché infatti sono anche come simbolo di portafortuna, ecco, quindi la gente cerca di andare a regalare qualcosa che per un futuro migliore.